Sono stati molti anche quest'anno gli alunni delle primarie delle province di Cremona e di Lodi a partecipare agli itinerari di educazione ambientale promossi dalle guardie ecologiche del Parco Adda Sud. Se ne ha avuto una conferma nell'ormai tradizionale appuntamento con l'esposizione dei lavori realizzati da ragazze e ragazzi. Sotto i portici di Palazzo Broletto a Lodi hanno trovato posto decine di pannelli con disegni e collage dai colori variopinti. Raccontano di una rinnovata attenzione all'ambiente naturale che è possibile apprezzare lungo le rive dell'Adda. Soddisfatti di questi lavori? Soddisfatti di questa iniziativa perché abbiamo un gruppo notevole di guardie ecologiche volontarie che normalmente vanno nelle scuole per far capire ai ragazzi i comportamenti verso la natura e abbiamo trovato in questi ragazzi, in questi giovani che saranno i nostri successori fra qualche anno, un interesse forte per la natura, sia per le piante, ma in generale per tutta la biodiversità che si trova nel parco. È veramente una grande soddisfazione per noi avere questo gruppo così numeroso che va nei ragazzi ed avere una rispondenza dei ragazzi delle scuole che verso la natura. Sta cambiando qualcosa nella sensibilità della gente? Ma abbiamo notato che negli ultimi anni è cambiata molto la sensibilità. Devo dire anche gli agricoltori su cui c'erano delle titubanze, andiamo d'accordo, hanno volontà di tutelare l'ambiente. Questo devo dire che negli ultimi anni abbiamo degli agricoltori che spingono per fare ambiente e anche nei ragazzi e nei giovani che vediamo che partecipano all'interno del parco. C'è una forte diminuzione di abbandono di rifiuti, almeno da quest'anno, e crediamo che anche questi nostri interventi nelle scuole abbiano dato i loro frutti.